Buongiorno e buon Natale a tutti. Molte di voi saranno già in cucina a fare gli ultimi preparativi per il pranzo di Natale. Anche noi siamo qui per proporvi una ricetta tipica della nostra tradizione e chiediamo a Francesca che cosa ci propone. La ricetta di oggi sono dei tortellini in brodo preparati con grana padano DOP Riserva. Cominciamo intanto con la preparazione del brodo. Ho messo della gallina con sedano, carota, cipolla in acqua fredda, portiamo ad ebollizione e poi togliamo il grasso che verrà in superficie. Per la preparazione del ripieno, sedano, carota, cipolla, un po' di burro, carni miste, metto anche il rosmarino e inizio a rosolare la carne. Ci siamo, la carne è ben rosolata, sfumo con il vino e continuiamo la cottura a fuoco molto basso intorno a un'ora e mezza. La carne è pronta, la trasferisco, faccio intiepidire, aggiungo della noce moscata, unisco il prosciutto e adesso uniamo anche il grana padano riserva. Visto l'impasto, Francesca, dobbiamo ricordare che l'utilizzo del grana padano DOP riserva ci permette di evitare l'uso del sale. E teniamo presente che un etto ne fornisce già 1,5 grammi. Quindi è un ottimo impasto controllato. Il ripieno dunque è pronto, adesso lo maciniamo. Sto stendendo la pasta che ho fatto come da tradizione, un uovo per 100 g di farina all'incirca. La sfoglia deve essere molto sottile. Taglio dei quadrati. Il ripieno lo poggio su ognuno dei quadrati. Chiudo il tortellino. Ed è arrivato il momento di scaldare il brodo ed aggiungo la cannella. Un buon brodo di carne caldo aromatizzato con le spezie in questa stagione è anche un ottimo rimedio per reidratare l'organismo e rimineralizzarlo soprattutto dopo stati febbrili e raffreddori. E ora di cuocere i nostri tortellini. Mettiamo nella zuppiera i tortellini. Direi che ci siamo. Brodo fumante e Natale, possiamo andare a tavola. La ricetta di oggi, Francesca, è sicuramente un primo piatto adatto a seguire un antipasto che tutti faremo molto abbondante. Vedo inoltre che hai preparato una bellissima tavola natalizia. È una tavola zero sprechi. Ho utilizzato questi teli che sono gli schiavini che utilizzano per la produzione del grana padano e poi ho utilizzato della frutta brinata, e frutta che poi possiamo anche eventualmente consumare a fine pasto.